Se non conosci la storia, sarai costretto a ripeterla, ci dice la Nemesi storica. Nel 1521, oggi, cioè ieri, vabbè, il 13 agosto, Tenochtitlan, la capitale dell'impero azteca, crollava sotto l'assedio di Cortés. Cortés con 500 uomini e Montezuma con 20 milioni di persone, di cui 200.000 nella città. Cortés, animato, persona rinascimentale, molto colta, intelligente, animato da sete di conquista e di potere. Montezuma, saggio, essere spirituale che a malapena cedeva alla necessità di governare. Montezuma accolse Cortés come erede di Quetzalcoatl e lo difese contro la resistenza del popolo, la ribellione del popolo che voleva liberarsene. E Cortés distrusse un impero e cambiò la storia. Che fare? Che fare di fronte al potere? Forse la saggezza non basta, non sempre basta la saggezza. Forse bisogna anche agire. Forse bisogna anche smascherare lo squilibrio, mascherare quello che manca. Non basta l'intelligenza cognitiva, non basta il potere della conoscenza, il potere della ragione. Non basta. Possiamo pensare così. Che cosa manca? Avete mai chiesto alle persone che cosa vogliono? Hai mai chiesto ai tuoi amici, ai tuoi genitori, ma tu cosa vuoi dalla vita? Spesso ci dicono non lo so, oppure ci dicono essere felici. Oppure, che ne so, avere un lavoro, non avere problemi economici. Cosa manca? Avete mai provato a immaginarvi di chiedere a un fiume che cosa vuole? O a un seme che cosa vuole? Verrebbe da ridere, no? A immaginarsi un fiume che dice voglio arrivare al mare. O un seme che dice voglio diventare pianta. C'è una forza dentro il seme, c'è un progetto dentro il seme per diventare pianta, che lo fa diventare ciò che è. C'è un progetto, c'è una forza dentro la vera natura dell'acqua, che le fa compiere la giusta azione per arrivare al mare. È possibile che la nostra società, la nostra cultura trascuri questa forza, trascuri un concetto che proprio in quei popoli che sono stati distrutti conoscevano molto bene, l'intento. Ci siamo mai chiesti qual è l'intento? Qual è l'intento che hai nella tua vita? Qual è l'intento di chi ci governa? Qual è l'intento delle istituzioni, delle multinazionali, delle persone che sono nei luoghi di potere? Qual è l'intento?
semplicemente non lo sanno, perché sono persi negli obiettivi. Bisogna sconfiggere la pandemia, bisogna creare i posti di lavoro, bisogna aumentare il budget, bisogna anche proteggere il pianeta, certo. Ma se usiamo la sola intelligenza cognitiva, se usiamo solo gli obiettivi, ci facciamo guidare solo dagli obiettivi, dalla ragione, questo vuol dire trascurare completamente la nostra vera natura, la forza vera, potremmo chiamare la forza spirituale, la forza essenziale del nostro essere. Sì, ma dove sta andando la nostra società, il fiume della nostra società? Sì, ma qual è la forza di questo seme collettivo che sta crescendo e diventando la pianta della nostra società? Sì, ma cosa vuol dire, cosa vorrebbe dire allearsi agli eventi e riconoscere qual è l'intento, qual è la pianta che stiamo diventando? Perché è così importante l'ascolto, l'osservazione consapevole, il vuoto, il restare dentro, la fiducia? Perché è così importante riconoscere che siamo imprigionati nella triade paura, potere e controllo? Siamo prigionieri della mente, degli obiettivi e dei risultati. Perché è così importante accorgersi? Perché è così importante, così come Cortés ha vinto e ha cambiato la storia, anche noi potremmo vincere questa pandemia. Ma per che cosa? Per sopravvivere? Perché mai nessuno cerca di osservare qual è il vero insegnamento? Qual è la sfida? Prova a riflettere l'intento. Prova a riflettere cosa significa essere come il seme che diventa pianta, essere come il fiume che arriva al mare. Cambieremo la storia se ci accorgiamo e introduciamo la medicina dell'intento nelle nostre vite e smascheriamo l'agguato di porci obiettivi e di combattere e di conquistare e di vincere nelle battaglie.